Giovedì 25 ottobre, benvenuti in diretta a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo per una nuova puntata insieme. Quest'oggi parleremo come sempre di storie di Milano, di fotografia parleremo oggi, ma prima di partire rubo un minuto alla puntata di oggi perché vi ricordo che sono ancora aperti i voti per il Milano Storytelling Awards, potete votare ancora in questi giorni. Chi sono i candidati delle nuove categorie? Lo vediamo subito. Li avete visti? Sono questi i candidati per le nuove categorie del Milano Storytelling Awards. Votate, avete ancora tempo fino al 5 di novembre. Ma adesso parliamo della nostra puntata di oggi. Oggi parliamo di fotografia, ve l'ho detto, e con noi ospite Elena Galimberti. Buongiorno Elena, fotografa. Ciao Fabio. La conoscete, vincitrice l'anno scorso di un Milano Storytelling Awards. Grazie, insomma, a tutti quelli che mi hanno votato. Conosciutissima in quel di Milano, perché oltre a girarsi, diciamo, quasi sempre qualcosa di rosso addosso. Io non l'ho mai visto senza qualcosa di rosso addosso. Anche solo, l'occhialino, infatti. Cioè, sempre qualcosa di rosa, anche il bracciale, il fiorellino, insomma, sempre. Oltre però a questa peculiarità, ha quella anche di avere quasi sempre al collo anche una macchina fotografica. Esatto, di là. E di fotografare la nostra città. Quanti anni che vai in giro per Milano a fotografare Milano? Da quando sono tornata dal Portogallo, quindi da Expo 2015. Insomma, dal 2015 vai in giro a fotografare Milano e ogni tanto poi si innamora di qualche filone. Ricordiamo una Milano vestita di pioggia, vestita d'estate. Insomma, davvero interessanti, che sono state dei bei accompagnamenti durante gli inverni, durante l'estate, anche sui social, seguendo le varie storie di Elena. Ma adesso, insomma, questa Milano che lei dice ho nella mia mente, sì, è diventata una vera e propria mostra, giusto? Esatto. Raccontaci un po'. My Mailand, esatto. No, infatti è perché Milano on my Mailand. Perché territorio, mente, Milano. Infatti vedremo la locandina e capiremo tutto. Spiegaci bene che cos'è. Praticamente è il racconto degli attimi di vita che io incontro per la città e che ho incontrato in questi anni, perché in effetti è una mostra in cui ho raccolto una parte di tutto il putpurri, perché io, come tu mi conosci, molti mi conoscono, racconto e fotografo la città tutti i giorni. Nei miei percorsi quotidiani posso essere in un palazzo del centro, come posso essere in una piazza di periferia, perché sono alla ricerca di associazioni, realtà, persone che fanno attività positive per la città. Quindi in queste connessioni e passeggiate o incontri che faccio, il mio occhio guarda sempre, comunque ha uno sguardo su quello che incontra. E io scatto, quindi senza un percorso logico nella giornata, però nel totale adesso l'ho cercato di raccogliere assieme alla curatrice, che è bravissima, Federica Paola Capecchi, un racconto. Che ha cercato di dare una forma, esatto, al caos. No, e non è semplice, perché in effetti non c'era un percorso prestabilito prima. Però guardandole si trova appunto questo racconto quotidiano degli attimi banali, come abbiamo scritto, della città, della vita normale di tutti noi. E osservandoli, tra l'altro, anche ho ripensato a una cosa che è servita. La fotografia mi è servita anche a cercare una bellezza interiore che avevo in me. Uh-huh. Che in effetti non è così semplice immaginare quello che noi siamo. Per cui attraverso la fotografia ho fatto due percorsi. Prima di trovare un po' me stessa, e quindi quello che avevo di bello dentro. Trovare la bellezza che avevo intorno a me. E il percorso per me obbligatorio è stato condividerlo. Per cui nella mia mente, appunto, questa è quella del my mind, sarebbe anche stimolare gli altri a cercare questa bellezza dentro di sé e al di fuori. Per cui la città, io trovo la mia bellezza in ogni angolo, in ogni persona che incontro, e spero che lo possano fare anche gli altri. Quindi è un tentativo anche di passare questa ricerca che ho fatto. E in effetti dei riscontri che ho delle persone che stanno visitando la mostra, le emozioni passano.
la banalità del quotidiano realmente riesce a colpire, perché in effetti è quello che viviamo tutti e non dobbiamo sempre cercare la bellezza nel tramonto di un mare spettacolare che viviamo d'estate, ma l'abbiamo tutti i giorni qui nelle piazze anche di Gratosoglio, per esempio. Anche perché vero, tu hai fotografato tanto, beh, sei tornato in un momento anche importante per stare a Esatto. Milano, nel senso comunque tu vivevi in Portogallo da un po' di anni, poi sei tornata nel Un anno 2015. prima nel 2014, perché nella mia mente volevo fare Expo. L'hai L'ho fatto, è stato insomma fatto. molto insano della tua storia Expo, e di quanto Expo per te è durato anche oltre Expo, Sì, perché poi appunto ha cambiato la mia vita. ti ha cambiato completamente la vita, ha cambiato proprio il tuo anche il rapporto con la città a quel punto poi. Esatto, sì. All'inizio è stata una scoperta per me, perché dovevo ritornare in città. Io avevo vissuto 10 anni fuori, quindi dovevo ritrovare la città attraverso lo sguardo. Tu non l'hai Poi ho riconosciuta, ritrovato. immagino. Quando sei tornato hai No, trovato una era città cambiata completamente. tantissimo e mi ha attratto. Cioè, infatti sono rimasta anche per quello. Io potevo ripartire dopo Expo. Ma tutto quello che è successo, la partecipazione delle persone e il riscontro di un messaggio mi fa pensare che io adesso sia utile, esagerando, sia utile qui, cioè mi sento utile qui e voglio essere qui. Per cui questo passaggio di bellezza è veramente su due canali, è per me e per gli altri. Io esisto sempre nella mia mente in condivisione con gli altri, altrimenti sarebbe una fotografia sterile. Io in quel momento sono felice, la faccio e sono veramente felice, però voglio trasmettere questa felicità perché anche gli altri possono trovarla lì e anche dentro di loro la loro. Cioè, perché lo sguardo è veramente diverso per ognuno di noi, quindi mi piace l'idea che lo Che trovino. cosa ti ha affascinato di più in questa città che appunto hai ritrovato tanto da dire ok, rimango, cioè mi trattiene qui? Sicuramente la vitalità. Cioè, il fatto che rispetto a tanti anni fa quando ero partita, che io la definivo quando ero a Lisbona grigia, e molto tutti che lavorano, tutti che corrono, certo, corriamo. Però adesso c'è un'attività anche con la condivisione, il fatto che ho trovato questa idea di fare delle cose insieme, tutte queste associazioni, persone che incontro, e sono sempre di più, hanno voglia di fare qualcosa insieme per cambiare, per dare il contributo, per prendersi cura della città, che è quello che mi preme molto. E quindi questa vitalità, io sono molto cittadina, un'anima cittadina, quindi mi piace vivere in una città che ha vitalità e che mi trasmette questa energia, assieme alle persone ovviamente, perché il territorio, il mio Ecco, tu territorio è... hai veramente incontrato tantissima Milano, verrebbe da dire, nel senso che è una Milano che spesso e volentieri però pochi incontrano anche, una Milano che fa fatica ad andare sui giornali se non in pochi casi, o ci finisce solo quando c'è proprio È la vero. very good news, quindi finisce magari hai la fortuna di finire su appunto Buone Notizie del Corriere della Sera, se no è difficile sapere di quella città. Che cosa hai trovato? Che tipo di humus hai trovato? Una bellissima umanità, è proprio per quello che mi preme, perché ovviamente il centro, i palazzi del centro sono bellissimi, però l'umanità che c'è in periferia, nei quartieri più esterni, perché alla fine periferia sono quartieri, ognuno ha una sua vita. Io trovo moltissima umanità e anche nei piccoli particolari delle piazze, del verde. Tra l'altro ho scoperto i parchi milanesi solo quest'anno, io da paesaggista non li conoscevo. È veramente molto bello, solo che Milano ha questa tendenza a essere nascosta ai più. Per cui mi piace, io sono fortunata perché ho veramente tutto il giorno a disposizione per muovere per la città. E come diceva un'amica Isabella Musacchia, un giorno io cerco di essere gli occhi di chi è chiuso in una stanza, in un ufficio, a casa. E cerco di raccontare quello che incontro secondo la mia bellezza, sperando che gli altri che vivono nelle periferie, in un qualsiasi quartiere, imparino a guardarlo, a trovarlo nel percorso dal metro al lavoro, perché veramente ovunque puoi trovare qualcosa di bello che è il tuo bello. E appunto noi possiamo vedere il bello che c'è nella tua mente, ma che poi in realtà c'è nei nostri occhi a quel punto, nella mostra che raccontaci un po', che finisce domani, quindi siamo le ultime Esatto. ore oggi per poter andare, Sì, oggi domani. all'Umanitaria, chiostri dei glicini all'Umanitaria, perché ho vinto un premio con l'associazione Art Atelier l'anno scorso al Festival Espressività e quindi avevo in palio il premio, dava degli spazi espositivi. Per cui questa settimana ero all'Umanitaria, poi ce ne saranno altre e potete venire fino alle 7 oggi e domani dalle 9 alle 7. Troviamo lì, sei sempre lì. Allora, oggi sono lì dalle 4 e mezza alle 7, sì, perché poi mi piace raccontare. Cioè, Ok. accompagnare le persone, ascoltare cosa ne pensano, è molto bello il riscontro con. Domani troviamo lì, Domani troviamo. c'è lo sciopero, ma cercherò di. No, sarò lì sicuramente dalle 5 alle 7, provo anche prima dalle 4 alle 7. Bene, dai, così in modo che facciamo, se chi vuole andare, vuole magari anche scambiare due parole con Enna, capire un po' meglio questa città che appunto viene, spesso e volentieri viene anche ritratta una città che a volte facciamo fatica a noi che vediamo dire, ah, ma è Milano.
Sì, esatto, molti mi hanno chiesto, ma dov'è questo posto? Sono posti che noi attraversiamo abitualmente, ma se il tuo sguardo non si ferma, gli dà un minuto, un tempo per guardarlo, non lo riconosci. Cioè dobbiamo dare veramente un minuto di tempo a quello che i luoghi che attraversiamo. Quante foto sono esposte? 17. Sono tutti, dicevi, momenti banali questi, però, sì. Diciamo, momenti posso di vita. In una scalinata a attendere un treno, in Gaulenti, per esempio, oppure posso essere in Chinatown, quella di Chinatown è piaciuta molto, dove c'è un cinese che sembra che trasporta un tram, oppure sul treno, quella del treno per me è una delle mie preferite perché appunto io essendo pendolare prendo spesso il treno, che è spesso in ritardo, per cui ho due opzioni, o ti arrabbi o sogni. Io guardo fuori dal finestrino e vedo dei sogni. In quel caso c'era la pioggia, c'era tutto il vetro rigato della pioggia e... Questa? Esatto, proprio eccola lei. Qua. E quindi lì, niente, è partito un sogno. È molto interessante anche vedere come per te appunto Milano è una grande Milano, nel senso che appunto va a prendere la periferia, va a prendere anche fuori dal comune di Milano con la città metropolitana, quindi sono delle poche forse che veramente ha colto in pieno cosa vuol dire città metropolitana, perché insomma esatto. Hai capito come tutto questo, quello che viene chiamato a volte internet, in realtà è nient'altro che collegato alla città in maniera fortissima. Mancano un po' di mezzi. Cioè collegata diciamo forse più... Nella mente. Neurologicamente che poi con i trasporti, perché insomma quello è il grosso problema invece magari il contrapasso della nostra città metropolitana in confronto magari a città esatto. Metropolitane europee immagino, però appunto non posso, io tendo sempre a vedere il lato positivo e non mettermi a criticare, per cui quel problema io non lo posso risolvere per nord, quindi sono su un treno, cerco di vedere il lato positivo e di raccontarlo agli altri sperando che nell'attesa di un treno possano sognare anche gli altri. Quanto tempo ci hai messo? Cioè le foto che vediamo sono foto, mi dicevi, non sull'ultimo periodo, no? No, tutti... Ma queste questo racconto le ho raccolte sui 3 anni. In 3 anni? Fotografi, sì, sì. Cioè, ma io fotografo, posso fare anche 100 foto al giorno. Alcune delle foto sono anche fatte col cellulare perché ci sono giorni che non posso avere la macchina fotografica, ma se vedo un istante che mi colpisce, devo assolutamente fermare quell'istante. Per esempio quella che ha vinto il premio, è fatta col cellulare, è dei giocolieri mentre attraversavo una strada vicino a Samsung District. Questi ragazzi stavano giocando e sembravano dei grattacieli, era uno sopra l'altro e la copertina, che la copertina mostra. Poi nella esatto. Mostra infatti e abbiamo visto prima, un istante rubato proprio velocissimo, quindi ogni giorno io scatto, immagino fatta col cellulare tutto, quindi già anche insomma ecco, questa qui è la foto che ha vinto il premio, esatto. Non che copertina, non che Elena, forse troppo dicono alcuni, ma per me è proprio un'esigenza, perché io sono felice quando scatto, sono proprio, cioè, se uno mi vede dirà questa matta perché sorrido, cioè, sono proprio contenta e poi lo voglio restituire agli altri. Ecco appunto, questo volevo capire, tu appunto l'hai avuto restituire altri, sono già venuti tante persone a vedere la mostra, li hai fatti felici? Sì sì, cioè almeno io vedo loro, no, quello è bello, della parte di fare una mostra secondo me è bello anche vedere la restituzione, non tanto vederli appesi, è vedere che gli altri sentono quello che io ho sentito, aggiungono anche riflessioni diverse, però la maggior parte mi hanno veramente confermato che quello che io sento e voglio trasmettere arriva, cioè il messaggio di positività, di emozione, di bellezza che abbiamo intorno e che non deve essere lontanissima. Io alla fine sono sempre a Milano, cioè non vado a Roma, in altri posti pur bellissimi, io ho questo e io racconto questo, la mia mente, la mia Milano, il mio territorio. Interessante appunto anche come puoi contaminare a quel punto e magari passare anche questa malattia dello scattare la città ad altri, un virus che insomma io spero che tu possa passare ad altri. Io tendo sempre a dirlo quando mi dicono ma tu sei brava, tu fotografi con la macchina, guarda, prendi il cellulare e cerca la tua bellezza, prenditi un minuto o due e divertiti, devi essere felice. Perché io, tu non nasci fotografo, tu no, facevi tutt'altro, un architetto. No. E poi che cos'è che ti ha spinto verso la fotografia? Te l'ho detto, il primo passaggio è stato ricercare la città. Ma tu hai iniziato a fotografare quando sei tornato a Milano? Prima cioè, fotografavi come chiunque prima altro? Fotografavo come chiunque, da architetto, in progetti, quindi sì, era una cosa più relativa proprio all'architettura. Sì. Oppure proprio in vacanza, diciamo, ma niente di sì. Neanche. Non eri neanche un amante della fotografia più di tanto. No, ma ho sempre amato la fotografia, però era più rispetto veramente al mio esterno. Al tuo mestiere, al tuo lavoro. Mentre qui è stato un tornare all'interno, è stato proprio il tentativo di ritrovare me nel territorio. Cioè io in effetti l'ho tornata incoscientemente senza pensare dopo 10 anni cosa succedesse tornare qui, per cui sono stata molto male per un anno e in quell'anno la mia terapia che mi sono inventata era fotografare quello che vedevo in città andando in giro tutto il giorno.
E allora rivediamo ancora la locandina e Elena, dacci ancora le coordinate per venire a vedere la mostra, gli orari e tutto, siamo quasi in chiusura. Allora, sono lì oggi e fino a domani, dalle 9 alle 19, ai chiostri dell'Umanitaria, chiostro dei Glicini, Umanitaria, via San Barnaba 48. Elena Galimberti, On My Mailand, beh, il titolo è molto interessante. Naturalmente ci sta tante cose, quanto abbiamo visto, però insomma, hai un occhio davvero interessante sulla città. Che cos'hai in progetto per i Ah, prossimi? tanto, tantissimo. Ma mostre sicuramente ancora, e questa Infatti, secondo continuerà. me doveva essere Mainz, perché tu non ne hai solo una di mente, ne hai No, è molte più vero. di Io una. potrei essere un po' come Pessoa, che sento di avere molti eterogmi e tante vite. No, sicuramente questa mostra continua, la faccio più tappe, Ah, e ottimo. probabilmente se posso aggiungo altre foto perché ne ho altre 40 pronte per quel tipo di progetto. E beh, poi i progetti sociali, quello continuo sicuramente. L'idea della partecipazione e coinvolgimento sul territorio per me è fondamentale, accompagnarlo con la fotografia. Dove possiamo trovare magari appunto qualche spunto di quello che appunto questi progetti sociali che fai, dove possiamo seguirli? Quelle su Facebook, non sono ancora il Sì? sito internet, il mio è la parte fotografica, Ok. quindi di lavoro fotografico. Sulla parte di sociale solo Facebook. Non ho ancora Ok. avuto tempo di organizzare una parte sul sito, diciamo. Cos'è? C'è qualcosa a breve che ci puoi raccontare oppure per adesso è ancora tutto in progetto, in cantiere? Tutto in cantiere. Beh, sicuramente sto preparando il calendario invece del reparto fotografico per fine anno e la guida di Lisbona, perché poi secondo me è importante anche presentare la mia Lisbona ai milanesi. Ah, Quindi quello interessante. è già un po' che lo dico, spero di finirla entro Natale, per cui farò una presentazione con guide e risposte su tutto Portogallo e Lisbona, sono disponibile. Calendari, e per il sociale appunto è una cosa un po' più lunga, sono vari Che avete già step. fatto però so qualcosa, so che ti sei interfacciata con tante varie realtà Sì, quando posso milanesi, aiuto con fatte. contatti, facciamo l'idea della piazza portatile, per esempio, spero di portarla La piazza avanti. portatile, raccontaci la piazza Sì, era portatile allora. quello di far rivivere le piazze in maniera spontanea, appunto con i cittadini, dove noi stessi andiamo a mettere delle panchine, dei vasi con fiori e viviamo attraverso attività un pomeriggio, 2 o 3 ore insieme, per far tornare connessione tra gli abitanti, cioè tra chi abita i luoghi, farlo sentire Cioè, Milano era quella suo. famosa città dove si diceva non conosco chi abita sul mio pianerottolo. È ancora così? Perché a me No, un sembra po' che un po' meno più non ne così. sia così. No, un po' meno così. Diciamo che ha molte anime, veramente. Io andando sia a Corvetto che a Rato Soglio, Giambellino, Adriano, sento che, beh, i luoghi sono tutti molto diversi, ma anche da strada a strada, quasi dicono, ah no, ma quello è un altro quartiere. Sono proprio molto, sono anime piccole anime. Per cui in alcuni casi c'è molta vita e c'è molta partecipazione, in altri alcuni passano e non sentono questa vita. A me piacerebbe riuscire a equilibrare questo passaggio. Non tutti possono sentire questo messaggio, ma almeno qualcuno in più, un equilibrio. Questa è Elena Galimberti. Se volete capire meglio che cosa è Milano, che visione si può avere di una Milano che a volte magari ci sfugge da sotto gli occhi, appunto, andate a vedere la sua mostra Grazie. aperta fino a domani, ma poi appunto ci dicevi Sì, poi ci comunque saranno basta altre seguirla, c'è il date. sito internet, c'è il suo Facebook, girerà quindi, girerà la Sì, città come è penso giusto almeno che sia una 4 o mostra 5 così. tappe, Cioè, esatto. come è giusto che sia una mostra In così tutti i su municipi Milano. volevo se Insomma, riesco, ma. cerchiamo finalmente di far vivere anche questi municipi, che sennò rimangono solo una parola scritta neanche fuori, perché non ci hanno neanche scritto fuori municipio, sono scritto zona in tantissimi municipi, non ne hanno fatto neanche i Ognuno cartelli. prova a fare il Quindi, suo. insomma, cerchiamo di farli vivere, Elena. Fai Esatto. benissimo. Io ti ringrazio ancora. Facciamo Grazie a te. vedere l'ultima volta allora la locandina, ricordando che fino a domani, domani la trovate anche tardo pomeriggio, molto Anche probabilmente pomeriggio. sarà lì al chiosco di Umanitaria, eccolo qua. Elena Galimberti on my Mailand. Elena, grazie mille davvero di essere stata qui con noi oggi. Grazie Ci vediamo sicuramente. Tienici aggiornata sulle a te. Vieni a prossime vedere tappe. Vengo a la vedere la mostra. Tienici aggiornata sulle varie tappe e facci Assolutamente. sapere anche tutta quella parte invece di attività che stai mettendo in piedi con varie realtà Assolutamente. sociali del territorio, perché è veramente molto interessante. Grazie a te, Fabio. Grazie mille, Elena. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani, sempre qui in diretta alle 12:30 con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.